insieme per una giusta causa. Una serata all'insegna della solidarietà all'MM Lounge di Torre del Greco. Riunite per la prima volta ieri sera nel locale di Via Calastro con vista sul mare, le Stelle Torresi. Un progetto che nasce da un'idea del proprietario Giorgio Parisi per valorizzare talenti ed eccellenze. Abbiamo voluto organizzare qualcosa di diverso, riunire le stelle di Torre del Greco, sì, perché a Torre del Greco abbiamo tanti chef stellati ed era giusto metterli tutti insieme per una serata di beneficenza, appunto per lanciare l'ecosostenibilità del territorio, e l'abbiamo fatto qui da MM, dove è nato questo progetto nel 2017 che voleva essere differente per dare un'immagine differente del territorio e fare in modo che i talenti che magari prima emigravano e andavano fuori da questa città tornassero in questo paese. Ecco le stelle questa sera qui per noi, tutti insieme, appunto per una giusta causa: aiutare gli ucraini che sono qui, dei profughi che sono qui, e quindi il ricavato della serata andrà in beneficenza. Come nasce l'idea di questa serata e come nasce soprattutto l'idea di riunire le quattro eccellenze in arte culinaria del nostro territorio? L'idea è nata un po' per gioco, la voglia di fare una cosa di diverso, una cosa bella, una cosa che poteva piacere. Poi alla fine ognuno ci ha messo il suo ed oggi è solo il risultato di tanta energia positiva. Mi aspetto che si crea non solo un evento, ma una serie di eventi per la città e per il territorio. Qui a Torre del Greco abbiamo tante persone brave in sala, in cucina, e quindi è importante che queste persone abbiano la possibilità di creare degli eventi sulla cucina, ma nel nostro territorio. Vorrei che questo fosse solo l'inizio di una serie di eventi periodici. Partecipato gli chef stellati Michele De Leo, Vincenzo Guarino, Domenico Iavarone, Salvatore Bianco e Vittorio Gambardella. Michele De Leo, chef stellato, questa sera porti a tavola una delle eccellenze e dei sapori della città di Torre del Greco. Come si coniuga questo territorio con i sapori dell'enogastronomia? Si coniuga in un modo molto semplice. Torre del Greco è una città marinara da secoli, quindi sostanzialmente il mare la fa da padrona. Noi oggi abbiamo voluto omaggiare Torre del Greco appunto con un piatto povero, tenendo presente quelle che sono oggi le realtà gastronomiche lavorative in Campania. Lei è di Torre del Greco, come nasce la vocazione in questo territorio ad un'arte così bella e antica come quella culinaria? Nasce dal fatto che io vengo da una famiglia di ristoratori, quindi mio padre faceva il mezzo sulle navi da crociera, familiari, zii e parenti che hanno ristoranti, e quindi ha lì la vocazione di fare anch'io lo chef. Tutti i menù previsti per la cena di gala sono stati preparati con pesci poveri, nell'ottica di una pesca ecosostenibile. Di qui lo slogan della serata: povero ma non troppo. Domenico Iavarone, chef stellato di Torre del Greco, come si mette a tavola l'eccellenza e il sapore di questa città? Beh, Torre del Greco merita assolutamente una partecipazione importante in termini di utenza, quindi non potevamo assolutamente mancare alla chiamata di tanti professionisti del settore che hanno chiesto una mano per far sì che la serata venisse su con quella che è la tematica dovuta allo stop per la guerra, ma soprattutto alla socializzazione per quanto riguarda l'umanità in termini di soccorso. Quindi noi non possiamo sottrarci a quello che è la testimonianza del territorio importante, che richiede la presenza in una serata armonica tra tutti quanti noi. Il segmento della cucina torrese e quindi di questo territorio quanto ritiene abbia di importanza nel grande panorama della cucina mediterranea, in modo particolare della tradizione culinaria napoletana? Il bacino di utenza torrese è molto importante. Io, essendo adottato da questa terra, vedo un grande fermento qualitativo da parte di tutti gli imprenditori che fanno sì che allarghino quelle che sono le vedute imprenditoriali e turistiche per accogliere al meglio quello che siano gli utenti che si affacciano verso un panorama gastronomico di grande qualità. Come le nasce la vocazione alla cucina? Più che una vocazione, diciamo che è una sorta di malattia sotto il profilo professionale, ma in termini costruttivi assolutamente. Lavoro che richiede tanto sacrificio, ma soprattutto che richiede una vocazione importante verso quello che è lo spirito di formazione. E Torre merita assolutamente una vocazione, una formazione importante. Presente alla cena anche il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che ha premiato con una targa i chef stellati. Il ricavato della serata andrà a sostegno dei profughi ucraini. L'obiettivo degli organizzatori è proseguire con questi eventi per coniugare la solidarietà alla promozione del territorio.
voluto fortemente questa serata in questo periodo specifico non felicissimo. Abbiamo riunito un po' di amici e colleghi illustri per uno scopo di beneficenza per questi fatti che stanno accadendo in Ucraina. Infatti il nostro incasso sarà devoluto in beneficenza. E per quanto riguarda l'aspetto culinario, siamo qui anche per valorizzare il nostro territorio. Per la prima volta a Torre del Greco siamo riusciti a riunire un po' di stelle che ci sono venute a trovare questa sera. E spero che sia una serata di festa all'insegna dell'amicizia e della solidarietà.